Telespettatori di Aria Blu TV, salve, siamo nel centro storico di Napoli, proprio a Piazza Largo Corpo di Napoli. Alle spalle mie ci sta la statua del Nilo, una statua che è stata portata qui secoli addietro da una colonia di egiziani che si stanziò qui a Napoli, aprì un sacco di botteghe e fu accolta dalla civilissima popolazione napoletana che è sempre stata aperta all'immigrazione. La statua del Nilo fu messa qui come simbolo della fertilità, infatti possiamo vedere che la statua abbraccia la cornucopia, sì, tipico esempio di fertilità, di fortuna. E questa statua ha avuto tantissime vicissitudini, anche negative, infatti per un periodo scomparve, non si seppe niente di questa statua, per poi essere ritrovata tanti anni dopo, priva della testa, priva di altre parti di questa statua, e poi infine fu restaurata in epoca medioevale, fu messa questa testa e quindi fu rimessa qui, e da quel momento sta qui a simboleggiare il centro di Napoli, il cuore pulsante della città di Napoli. Ci troviamo in via dei Tribunali e insieme a tante botteghe di artigiani ci sono degli angoli dedicati ai presepi, come questo di Ciro, vero? Di Ciro, sì, sì. E tu come mai hai aperto questo angolo? Allora, perché un po' la tradizione di questa via, di via Tribunali, che prima in effetti era San Gregorio Armeno, poi con la giunta Bassolino tutto questo cambiò, e quindi nell'arco di 15-20 anni si è distesa tra piazza Luigi Miraglia arrivando fino a via Forcella, San Biagio dei Librai, e quindi da piccolo, diciamo, noi nati in questa zona abbiamo un po' l'hobby del presepe, che diciamo è una delle cose più belle a livello. Vi aprite questi piccoli spazi per i turisti? Diciamo che apriamo questi piccoli spazi per i turisti e anche per tirare un pochettino avanti, perché purtroppo diciamo che la disoccupazione ha preso un pochettino tutti, però lei sa l'esigenza, certo, e i problemi che ci sono. Come a sta Napoli. Andando il Natale in quest'anno? Ma diciamo che io personalmente la sento la crisi, si nota, perché c'è crisi, sì, si percepisce, perché appunto c'è, ed è una grande crisi, cioè si mira addirittura a queste che sono le piccoline, cioè giusto il simboletto per accontentare il turista che viene qui e portare qualcosa di San Gregorio Armeno. Sì, sì, sì. E poi diciamo che anche perché il presepe forse è quello che ci porta un po' d'allegria, almeno personalmente senti qualcosa con questi problemi che invadono sempre, non lo so, sembra proprio una maledizione per la nostra Napoli città. Napoli è piena di problemi. Sì, ma io infatti notavo in un libro di 3.000 anni di storia che siamo stati sempre colpiti da qualche cosa. Cioè, qui sembra un paese di peste, un paese di carestia, un paese di terremoti, alluvioni. Però il napoletano sa reagire con la positività, con l'inventiva. Forse questa è la radice, e poi con i presepi, è proprio questo, con la radice ci è stato trasmesso di andare avanti, di essere testardi, Ringraziamo Ciro per questa intervista e gli auguriamo buon Natale. Grazie a tutti quanti. Siamo a San Gregorio Armeno e naturalmente si parla di presepi. Natale significa il flusso di turisti, quindi un sacco di turisti che vengono qui, e vengono da Ferrigno, che è il numero uno degli artigiani di San Gregorio Armeno. Siamo con Marco, dicevo, e vi voglio chiedere prima di tutto, portare questo cognome è impegnativo, è un'eredità pesante, come l'hai affrontato?
È una grossa responsabilità, soprattutto adesso che è venuto a mancare papà, ma cercheremo di essere degni del cognome che portiamo, quindi di difenderlo e di mantenere sempre allo stesso livello il nostro target. Diceva sempre mio padre, è facile arrivare, il difficile è mantenersi a certi livelli, e così deve essere per noi. Certo, tu certamente senti il peso di questa eredità che hai avuto, e da tanti anni che lo fai, penso da piccola età. Io avevo 6 anni quando ho iniziato, un po' per scherzo, un po' per gioco, ad avvicinarmi a questo lavoro, e ti posso assicurare che oramai è entrato dentro di me. Io amo definirlo e amo definire questa mia arte l'aria necessaria per respirare. Infatti è talmente penetrata in me che è diventata parte integrante di me stesso. Sì, perché qui bisogna dire che qui si parla di arte ai massimi livelli. E quasi facciamo fatica ad alzare la voce perché sembra di essere in un santuario, no? In una bottega artigiana, data la bellezza di queste opere. Assolutamente, è in una bottega artigiana, io amo definire appunto bottega, perché il termine è proprio più consono al lavoro che facciamo. E in questa bottega, che poi è anche il centro della nostra vita, tu ci puoi trovare in ogni minuto al lavoro, anche nei periodi non natalizi, quindi potrai venire ad agosto e ci troverai in preparazione del Natale prossimo. Siamo nella pasticceria storica del centro storico di Napoli, la pasticceria di Scaturchio, siamo in compagnia di Jenny. E gli chiediamo che cos'è, come vive lo spirito natalizio dal punto di vista commerciale e personale. Ma commerciale, Scaturchio, dal punto di vista commerciale Scaturchio è questo è il periodo dove si lavora di più, nel senso che siamo comunque pieni tutto il giorno, ormai è diventato un rito fare la passeggiata qui a Spacca Napoli e comprare sfogliatelle o babà. Avete superato indenni l'8 di dicembre? Sì, ieri sì, tantissimo lavoro, straordinario, però è anche bello farlo perché comunque è una pasticceria antica, è un rito come dicevo prima quasi. E dal punto di vista personale il Natale? Dal punto di vista personale qui lo sentiamo moltissimo perché diciamo è l'epicentro del Natale a Napoli, stando più avanti San Gregorio Armeno si respira proprio l'aria del Natale. Eoden, una gelateria storica qui nel centro storico, cosa rappresenta per voi il Natale? Allora, innanzitutto, buongiorno. Vabbè, la gelateria è una novità nella storia, nella tradizione storica del cioccolato a Napoli, ovvero noi siamo produttori di cioccolato e da pochi anni ci divertiamo ed ingrassiamo anche noi col gelato, che siamo molto golosi. Cosa significa il Natale? Il Natale è un periodo di punta per l'attività commerciale, per la produzione, diciamo molti sforzi produttivi sono concentrati in questo periodo. E di fondamentale importanza la risposta, diciamo, che i cittadini, i clienti ci danno in questo momento, e devo dire per fortuna la cosa è abbastanza rincuorante, cioè c'è crisi, però nonostante ciò noi tiriamo avanti e c'è voglia di Natale. Devo dire che il cioccolato è una sorta di bene rifugio tra virgolette, perché un po' ristora dalle delusioni amorose e non, diciamo, e anche da un punto di vista economico, diciamo, parlando proprio di regalistica, di cose più commerciali, invece di fare grossi regali in argento o quant'altro, si preferiscono fare delle piccole cose. Il cioccolato poi in questo senso è molto adatto, diciamo, un regalo poco impegnativo e anche unisex, come dire, facilmente regalabile. Il centro storico può essere il punto di rilancio della nostra città? Il centro storico è l'unico punto, secondo me, dal quale si possa partire in questa città. Questa città ha un'unica forza, cioè da quale cominciare, a mio avviso, è il turismo. Il turismo, quindi, investire su se stesso e sulla pulizia del territorio. Per pulizia del territorio, scusatemi il termine poco felice, però a mio avviso sarebbe un'ordinaria amministrazione, cioè basta con tutti questi interventi straordinari, restauri, più Europa, restauri di palazzi, di università,
cioè le cose normali del giorno, del quotidiano, cioè strade un poco meno dissestate, un'illuminazione di servizio un po' più tecnica. Se poi ci volessero fare il regalo delle luminarie di Natale sarebbe proprio un dono del Signore. E che altro? Cioè proprio l'ordinaria amministrazione, questo è quello che manca alla città, perché poi la città è pronta, basta che gli amministratori ci diano, come dire, quel poco, quell'impulso che io sono convinto che i napoletani, e in particolare quelli del centro storico, sono, come dire, darebbero una risposta dinamica alla cosa. La ringrazio. Grazie a voi e buona passeggiata. Il centro storico di Napoli è bellissimo, andate da Scaturchio che fa le sfogliatelle ottime. Siamo fuori al Obarret, un punto di ritrovo dei giovani qui al centro storico, e siamo in compagnia di Christian. Benvenuto, e cosa rappresenta per voi il Natale? Natale è un punto di ritrovo per questa città che sta subendo tanti, tanti problemi, tante problematiche dai rifiuti. E cosa cercano i giovani qui da voi? Qui è un punto di ritrovo, la gente viene per l'aperitivo, si conosce tanta gente. So che guardate anche le partite di Napoli. Sì, ovvio, sempre Forza Napoli, guardiamo sempre gli azzurri. Cosa vorresti trovare sotto l'albero per regalarlo alla città di Napoli? Vorrei trovare qualcosa in meno in mezzo alle strade, che purtroppo stanno distruggendo questa nostra città. Potrebbe essere una delle più belle città del mondo. Gli amanti della cultura qui al centro storico si riuniscono presso la libreria ABC. Al mio fianco c'è il titolare Paolo Ceci. Cosa rappresenta per lei questo periodo? Ma sicuramente una buona occasione per, diciamo, commercialmente rilanciare la zona e soprattutto per, diciamo, per un rilancio anche del turismo, in effetti. Quindi voi state pagando la penalizzazione della spazzatura, sì, per strada? Sì, abbastanza, anche perché fino a poco tempo fa c'erano dei comuni di immondizia e voglio dire non abbiamo fatto una bella figura con, diciamo, con i turisti, esatto, sì. La cultura ha il suo peso, anche il suo costo? Sì, sicuramente. Però gli uomini di cultura sono uomini che fanno la differenza? Sì, diciamo che comunque è una città che ha bisogno di cultura. Per rilanciarsi, esatto, sì. E per lei personalmente Natale cosa rappresenta? Ma rappresenta comunque un momento di gioia, di serenità e di aggregazione anche da un punto di vista familiare. Esatto, familiare, esatto, sì. Napoli è la classica città che riesce ad unire il sacro al profano. Qui alla mia sinistra ci sono le lacrime dell'anno Horribilis, parlando calcisticamente, per questa città, che fu 1991. Però c'è anche una vera e propria reliquia, oggetto di culto per i tifosi napoletani, che è il capello miracoloso di Diego Armando Maradona, ossia il re della città a cavallo tra gli anni 80 e 90. Per gli amanti dell'arte, una delle tappe obbligate è questa, la cappella di San Severo, costruita da Raimondo di Sangro. Contiene delle statue in marmo di una bellezza splendida. Chiunque venga qui nel centro storico non può non fermarsi qui a vedere le statue di questa cappella. Noi non possiamo entrare perché sono vietate le riprese, però a tutti quanti i turisti, e napoletani e non, consiglio di venire perché è una tappa importantissima. La nostra passeggiata tra i vicoli di Napoli e il centro storico finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci alla prossima puntata. Ciao.